Mi chiama appunto la Nintendo e vabbè, Nintendo per ogni nazione sceglie uno streamer e gli fa creare un livello di Mario Maker, un livello difficilissimo da proporre poi agli sviluppatori. Quando mi chiamano, io non credo alle mie orecchie perché il mio livello non solo ho avuto la possibilità di creare un mio livello, ma sarebbe stato giocato dagli sviluppatori di Mario Maker. Quindi sarebbe arrivato a Osaka, sì, buona Uga a Kyoto, e l'avrebbero provato. E quindi io accettai subito di buon grado. Il problema è che mi diedero 24 ore per fare tutto, cioè per fare il livello, vincerlo, più difficile vincerlo ovviamente, filmarmi mentre lo facevo e poi montare tutto e mandare a Nintendo, tutto in 24 ore. Una cosa folle. Questo è il risultato di quel lavoro. Ciao a tutti ragazzi, dal vostro amico Dario Moccia. Alcuni giorni fa la Nintendo mi ha... Vediamo l'airline. No, l'airline è preoccupante, ragazzi, cambiatissima. chiamato per offrirmi Era un'opportunità molto più bassa l'airline. incredibile e impressionante. Come sicuramente Ma molti è di voi morto. sapranno, fra qualche tempo uscirà Io Super... però non sono invecchiato in volto, eh. A parte l'airline, sono sempre uguale. Dai, sono sempre lo stesso. Meno male. Capelli bianchi, zero. Top. Super Mario Maker, il gioco che stimolerà la creatività e la fantasia dei videogiocatori. Passati 6 anni. Beh, oddio, no, dai. Dai. Perché finalmente possiamo. Più bianchiccio perché qui era estate, c'ho le maniche corte, guardate che sole, finestra aperta, avevo preso un po' di... Vabbè, non mi rompete coglioni. Costruire i nostri livelli personalizzati di Super Mario. Percorsi, salti, nemici a più non posso e qualsiasi altra cosa che ci metta Senti e che rimetta eco. in difficoltà i giocatori di tutto il mondo. Sono stato selezionato da Nintendo, tra l'altro l'unico in Italia, quindi per me è un'opportunità davvero grandiosa, per costruire e completare un livello. Ma non un livellino così semplice, tanto per fare, così per perdere un po' di tempo. Ma Anzi. perché stavi appiccicata alla cam? È una buonissima domanda. Non so rispondere. Dovrò concepire un livello difficilissimo che poi se ne andrà direttamente in Giappone e verrà giocato niente po' di meno che dal team di sviluppo di Super Mario Maker. Dovranno anche cercare di completarlo, quindi dovrò seriamente metterli in Era più difficoltà. Ma cicciotto, conoscendomi, credo che non ci siano problemi da questo punto di vista. Io ringrazio ancora Nintendo per questo bellissimo regalo, ringrazio il team di sviluppo e niente, andiamo a vedere come costruirò questo inferno. in realtà qui l'avevo già girato il video, l'avevo già girato. Allora, il mio primo Super Mario è stato Super Mario Bros. Per il NES, quindi voglio fare un bel livello vecchia scuola scheggiadenti. Citazione dei Pils, che non credo che gli sviluppatori di Nintendo abbiano preso. Grazie a Shulkette, a FedeS, al Ragazzo Verde, alla Mr. Day, a The Hammer of God. Vintage a palla con tutti quegli elementi anni 80 che ci piacciono sempre. Vediamo un po'. Alziamo lo start. Voglio fare un bel burrone. Think you burrone away! Burrone! Cioè, immaginatevi che gli sviluppatori di Nintendo hanno visto questa roba. Think you're burrone Lo away. start, voglio fare un bel burrone. Think you burrone away, burrone. Creiamo una piccola entrata. Ecco, per verificare se Mario si spiattella o meno, pigiamo gioca, verifichiamo se entra. Ecco appunto. Sì, non avevo la game capture, quindi stavo filmando il televisore. Muore, spiaccia. Mettiamo i tubi. Piante carnivore a palla di Po proprio. Chiaramente alate, così rompono ancora di più. Praticamente i giapponesi per andare avanti nel livello devono sconfiggere tutti i Koopa che ostruiscono il passaggio. Trappolone, trappolone. Con un po' di nemici, ovviamente. Sì, ci passa di bene, dagli tutta, metti il blocco e via, volare. Per sicurezza voglio togliere le possibili scorciatoie o furbate Giapponesi saranno giapponesi. che possono esserci. Ora si fa un bel muraglione come garba a me con qualche nemico nel mezzo e vedrai si risolve, ti passa la paura, vai. Mi sto dileggiando un pochino nella scrittura perché praticamente prima della fine del livello voglio mettere una specie di labirinto, di dungeon. Ricordo a tutti che io non conoscevo il gioco, nessuno lo conosceva, e quindi lo stavo esperienziando proprio in quel momento, anche perché non avevamo tempo. E insomma voglio suggerire agli sviluppatori di trovare una chiave per modo di Find the key, ragazzi, bellissimo. dire, poi vedrete, eh. Una bellina la scrittina, meravigliosa. Precisione. Cubetto!
amico mio. Eccoci al dungeon. Rimma Scignala. Rimma Scignala, famosissima. Vabbè, slang italiano che i giapponesi capiscono. Vai. Ecco, con la gomma facciamo le stradine. Voglio fare un sacco di bivi. Oh, adesso per rendere il livello ancora più complicato mi sono messo a sbloccare tutti gli item. Ora, io volevo fare un livello parecchio anni 80, quindi naif da questo punto di vista. Però ci sono un'altra barcata di ose. Nemici, pulsanti, porte. Vedete, qui ce ne metto 6.000. Poi ci sono i Kamek, eccetera, eccetera. E tra l'altro si può switchare lo stile. C'è quello di Super Mario Bros 3, quello di Super Mario World. Guarda che recensore professionale. World, vedete, insomma, cambiano gli elementi, cambia tutto. E poi il più recente, New Super Mario Bros U, grafica coloratissima, bellissima. Ma, per esempio, qui ci posso mettere delle punginelle, rimangono attaccate alle pareti, quindi possono veramente rompere le scatole ai nostri amici giapponesi. Switchiamo le scatole, come ero pacato e che questa roba andava a Nintendo. Dal volo. Come fai a non mettere Bowser in un livello del genere? Lo schiocco qui. No, troppo alto qua. Perfetto. Madonna, come romperà le scatole qui. Le scatole. Ma ci mettiamo anche un po' di un po' di cringe. Ma ok, sì, un po' cringe era, perché spine. Ma poi i blocchi fissi sono. Poi si chiede perché Briai non lo voglia. Ma sono sincero, sono diretto. È quello il trucco, Edi. Superati, li cancelliamo per benino. E ci mettiamo quelli mobili. Così sti giapponesi li facciamo un po' correre. Ah, guarda Gando. Vabbè, c'è bisogno. Stai tranquillo. Questa è la cassa stregata. Cioè, il castello, se è quello qui. Infatti c'è la lava, giustamente. Ah, il sotterraneo. Si può anche cambiare stile, ovviamente. La grafia nuova, ganzissima, tra l'altro. Ah, guarda, ganzissimo con bar che ricordi di Super Mario World. Vabbè, comunque non ritorniamo a quello originale. Ok, forse voi non lo sapete, ma per poter pubblicare il livello e mandarlo ai giapponesi lo devo completare. Praticamente io devo superare tutto quello che avete visto. E niente, auguratemi buona fortuna, perché ragazzi, non posso dire parolacce, la Nintendo si è raccomandata, però devo trovare delle alternative perché ci sarà da impazzire. Via, si parte! Allora, si è detto Koopa, che è qui dentro. Ok, con calma, Ok, no! Ah dai, ma subito! Koopa, via, perfetto. Ok, ora sbaglio, avevi l'accento più marcato. Sai che non lo so, tesoro? Si... Grazie al laboratorio di Frank, a MRCLSN per i 100 people e a Mandelvant. Poggiano per terra, vai. Ok, iniziamo lo spicinio. Bene, bene. Lo spicinio. Bene. E mi sono tolto il muro. Attenzione al guscio. Vai. Allora, attenzione, evitiamo nemici che vogliono farci la pelle. Dosiamo i salti. Ti è cambiata pure la voce, sì, mi è cresciuta anche una fava sul mento. Ora, inizialmente ci vado cauto e non vado a 2000 perché non voglio. Ma ogni tanto mi esce il livornese un pochino più marcato, però boh. Fare cavolate, dato che il livello è già abbastanza complicato di suo. Ok, ora devo passare sotto, devo prendere tempo. Vai, ora, ora, vai. Madonna, sono completamente pazzo questo livello. Ecco, ok, ora vado giù, di lusso, qui ci dovrebbe essere la Dio santo! Ok, ce l'ho fatta, dicevo, qui ho fatto una scorciatoia, che per evitare il super pericolo, è carina. Il super pericolo! Agevoliamo qui l'interno, ok. Attenzione qui, qui devo fare il salto preciso, nel mezzo lì. Vai! No! Lo sapevo! Ok, ok, dai! Pestata. Ora, per favore Mario, vai nel mezzo. Ti prego Mario, non ho più voglia di rifarlo. Dai, su, dai. Sì, grande Mario, Mario! Grande. Ora mi raccomando il fungo, il fungo. Grande, grande. Vai, no. Grazie Pieric, grazie Benigon. Benigon, grazie. Sì, vai. Ora mi raccomando, non ragazzi, era il fungo perché... Vi assicuro che è difficilissimo. Non so se si può più giocare, penso di no. Comunque era difficilissimo. Vai. Ok, allora qui bisogna evitare i cubistici, ecco, in questa maniera qui. Poi far fuori lui col mattoncino. Qui devo perdere per forza il fungo perché l'ho fatto apposta. Ok, bene, ora devo saltare. Un sadico praticamente. Vai, dai, grande. Ora bisogna stare iper attenti. No, balle per... Si era fatta notte intanto. Sì ragazzi, mi ci ha voluto. Cioè qui avete visto pochissimi tentativi. Ce l'avrò messi 100. Per piacere. Anche di più. Ci metti anche te, Poi ce l'ho messo io. Attenzione. Ma poi c'erano delle cose che sulla carta, cioè quando andavi a concepirlo, funzionavano, ma che quando poi andavi a pubblicarlo si sballavano, si buggavano anche. Quindi era proprio un casino portarlo a termine. Ok,
Poi ho scoperto una roba su Bowser solamente mentre lo giocavo, che nella prova non funziona, il progetto non c'era. Vai. Bene, 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 attenzione ora. Ok, mettovi in trincea, vedrai. Madonna che ansia, ecco. Ma ora dove ti sortì? Ora! Uscire, di Bornesi. Magari qualcuno non capisce. Devo trovare il momento. Ma ora, ora, no, no, ragazzi, ma se salta, stai fermo, no? Stai fermo. Vai! Ecco, ecco qua. Scopriste, oh, sa che Bowser ti insegue, no? Sa che non c'era nella prova. Buono, buono. No! Io devo correre, non devo star fermo lì, devo andare già sull'altra piattaforma. Ragazzi, ma sono duro me le pine. Cazzatissimo. Vai, vai, vai. Sì! E crepa, madonna. Guarda, ha fatto anche la botta di lusso. Guarda, guarda, sono immobile, non riesco a muovermi, te lo giuro. La paura, il terrore. Sì. Ora mi raccomando, vai, sì. Fermo, come vai? Che cosa fa? Fermo. Vai. Ok, il peggio dovrebbe essere passato. Sto sudando come un bove. Tra l'altro il peggio è passato per me, perché conosco la strada, ovvero la quarta via. Le altre ti portano, ecco, nelle fauci dei copistici. Qui invece trovi il fungo, che è la nostra chiave. Scoprirete presto perché. Vabbè, bisogna... poi dicono una cosa interessante gli sviluppatori dopo riguardo a questa roba. Un per poter passare. Vai, ok. Quindi prendere una piccola rincorsa, così da non cadere sotto. Ecco, qui troviamo la pianta carnivora che costruisce il passaggio. Noi col fungo possiamo rimpicciolirci e passare, fare questa piccola scaletta e finire il livello. No, non solo le monete, ragazzi, però... Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sì! Giappone-Italia 0-1. Ringrazio ancora Nintendo. Bella, poi c'è un buzz spiaggiato dietro. Questa cosa. Ringrazio ancora Nintendo. Che si avvicina così. Ringrazio ancora Nintendo per questa opportunità. Per l'enorme possibilità. Esatto, sviluppatori, se ci avete un posticino libero laggiù in Giappone, datemi in chiamo. Vengo subito a fare. Datemi in chiamo alla Nintendo. Benissimo, bravo Dario. Che livello di Super Mario, fa un giochino magari tutto mio. Tra le altre cose, ah, addirittura volevo un gioco tutto mio. Va bene, da un po' questa cosa me l'ero scordata, un po' meno, eh. Sviluppatori, il livello vi è piaciuto? È stato abbastanza difficile? Vi piace lo stile? No, cuscino di Hello Kitty e di Mima, ovviamente, io abitavo ancora con i miei. Vintage che ho utilizzato? Fatemelo sapere. Io come al solito vi saluto e un bacione dal vostro amico Dario Moccia. Cioè, vi rendete conto il me 25enne che vede per la prima volta questo video, Nintendo, Kyoto, Japan, stanno giocando un mio livello, cioè veramente una cosa, fu un'operazione veramente bella, geniale e emozionante, assolutamente, emozionante, un bacione perché? Ah, un bacione, ok, eccoli i fieri. Completamente un altro linguaggio, un altro modo di porsi, un altro modo di fare tutto, è una cosa incredibile, per una civiltà completamente diversa. Super Mario Maker no producer no Tezuka Takashi desu. Jitsuwa booklet no seisaku mo kekkou chikara o irete ganbarimashita. Director no Oshino desu. Konkai wa team no unei ya ano game zentai no hōkōsei no. Cioè, Dio, ma le macignala! Madonna, mori, mori! Stabilire la direzione generale del gioco, cioè proprio tranquillissimi. Ma anche quando perderanno milioni di volte, tranquilli proprio. Italiano YouTuber no kata no. Dario Moccia impossible, l'avevo chiamato flex pazzesco. C'ero. Ochite no kana, ochiru shika nai mon ne. So desu ne, mazu ittan oshite yosu mite miru to iu patan desu ne. Comunque avevano già beccato, cioè erano già andati dalla parte giusta. Seikai de wa arimashita ne. Shita ni ochiru to mou yarete shimau n desu ne. Kore chotto ima guzen ashiba ni itta kedo. Per puro caso, dicono, ma questo livello è stato progettato? Non mi ricordo niente. Per farti sbagliare, vabbè, sì. やっぱりな。
あ、B ダッシュわかるんですね、元気ニュースのですね、こうパカパックンがいると、あ、まさに、あ、ここの弦やったんや、え、あこおほでも、なんかそのまま、あ、そのままポッと落ちながらずっと右方向をしっぱなしやる、まあでも1画面でしたね、1画面あ、そうですね、ちょっと解かないとダメですか、これはどう、どう活用するかね、ちょっとあー、però ha intuito bene、bannato dal Giappone、 eccolo lì、 oh、ce l'hanno fatta, dai, si procede, e fu così che terminò la collaborazione con Nintendo. Che io l'avevo concepito per farli passare da sotto e loro sono passati sopra. ワナー系じゃなくてテクニック系の、うん、そうですね。これちゃんとなんかこのプレイヤースキルを試されるような。だこれモメント chiamarono サイドーニア。足場あそこ1個しかないですよね。乗らないと。Io allora posto dopo 5 tentativi mandate a fanculo voi e lo youtuber italiano. Sì, fra poco chiamano il campione, ragazzi. Sì, 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 ve la ricordo. Grazie Davide, ciao tesoro. Mauri, Stan Rich, grazie per i 100 pippoli. E grazie a Tombino in Ghisa per l'abbonamento. Grazie mille, tesoro. Mo arriva Power. Oh, che culo. これはこの間に落ちるってことですかね、向こうにダイブするよりもまだまだ行ったこの間にすごい、no, non mi sono venuti a cercare ragazzi、 これは無理なんちゃう、多分上から来た人用のルール、これはトッカルビオンド、一ドットでもずれたら死ぬんじゃないでしょうか、やられるんじゃないでしょうか、però lui è bravino, abbiamo capito come superare questa parte, arco 2 stava per sbagliare male, in realtà ti stavo insultando,下真下ですね、さっきのブロックの真横って言いますか、やられてからリスタートするまでの時間を極力短くてもらったんですかね、今回、そうですね、その回あってすぐに、すいません、ま、それ riflessioni assurde、 grazie Eva 00 per l'€, no meglio di no, grazie a Davide per l'abbonamento e a Jack Joe per i 3€, Dario does what, sì esatto, bella la shit. Dai, ma questa no! Dario, la cam, scusate ragazzi, è che... Ciao così. Precisa proprio. E si spostano, madonna! Grande, grandissimo! No! Non si mette bene. Ecco, bravo.
è davvero difficile. Però non mi ricordo se lo perde. No, invece si deve. No, andava bene. Ma andava benissimo. Cioè, boh. È troppo. Eccolo, chiamano il boss. Give up ですかね。まあ残念ですけども、あのさらに上手な人にバトンタッチしましょうか。Give up ってことで。Il nostro super giocatore. Eccolo lì, fiero. ネットワークプログラミングを担当しました達田です。よろしくお願いします。Chissà dove l'hanno trovato il codice di rete. Vabbè, vai, vediamo. Subito alla prima. Ma come ha fatto alla prima? Andiamo anche a stare. Oh, oh, ah, ちょっとしゃがみジャンプ。Sì, lui ride, sta ride, contento del livello. Qui sa, ha capito che deve per forza passare. Come ha fatto? Ah no, qui andava bene. No, non è possibile. Sabaku, sì. Fuoco mi ha spaventato. Madonna, che mostro, cazzo. Dai, ma non è possibile. No, sei... Ah, ha perso. Che fiammate. Ma poi non stanno leggendo la scritta che gli avevo prontamente preparato. Stanno provando a leggere. Ma basta! Ma che è incredibile! Non c'è. Una sorpresa ben calcolata e interessante. Cioè, è morto una volta, tra l'altro, a cazzo. Scritta costatissima, sì, assolutamente. Comunque, che soddisfazione, ragazzi. Vi immaginate per loro che bello deve essere vedere dei giocatori magari che si filmano, si mettono su YouTube, che giocano i loro livelli, cioè che si emozionano, anche gli sviluppatori di Cuphead che sfidano cioè che vedono i giocatori sfidare i loro boss che poi si trasformano. Bellissimo, bellissimo. E poi con il ciban dai no toko ni kakushitagaru janai desu ka. Vabbè, cioè veramente belli. Beh, si vede che è il loro lavoro è incredibile. Cioè, vi rendete conto? Di solito si tende a nascondere le cose più importanti alla fine. Era veramente la strada finale. Vai, a bellezza. Ti avevo messo anche l'effetto speciale, poi. Ah, quello che si chiama.
これはもうこれはそういうことですね。受けるしかないですね。あ、そうです。ダイエ。お疲れ様でした。来ました。素晴らしいですね。素晴らしいですね。さすがスケット。non per niente ti abbiamo scelto come aiutante. ありがとうございます。超難しいですね。あの、かなり難しいです。ね、純粋に技術を試されるコースね、なんか。Ci fu tanta gente incazzata per questa roba qua, ragazzi. Non avete idea, tanta gente. 微妙なテクニックが絶対必要で、この1ブロック乗るってね、あの普通、まあ僕ら。Perché ora vi spiego. Ci fu tanta gente incazzata perché dissero ma il livello non è bello, il livello è troppo scarno, è troppo basata sugli errori, Cat Mario e tutto il resto, ignorando il fatto che appunto ci avevano dato 24 ore per imparare a giocare, imparare a progettare il livello, filmarsi mentre lo si progetta, lo si finisce, il montaggio e poi tutto a Nintendo in 24 ore. Insomma, e quindi si incazzarono perché non era bello il livello, ma raga, io non sono mica un level designer, ho fatto quello che potevo nel tempo che mi avevano concesso, insomma